musica e tanto divertimento. Questo è stato Bagnoli Jazz Festival, la kermesse che si è tenuta il 5 e il 6 di maggio a Viale Campi Flegrei di Bagnoli, con lo stesso sponsor di sempre, l'Enoteca Vineapolis, e il patron, nonché direttore artistico della kermesse, il musicista Max Puglia. Quanta fatica ci hai messo a organizzare questo bellissimo evento che ha coinvolto tutto Bagnoli. Allora, questo evento è anche una valenza sociale, questo serve a far uscire dall'imbarbarimento che negli ultimi anni, con la bonifica non fatta all'interno del quartiere, ha fatto cascare il quartiere in un momento di impoverimento culturale, e quindi noi organizziamo, questa è la quinta edizione, ma abbiamo fatto anche negli anni precedenti, un momento di aggregazione all'interno del quartiere. Come potrà vedere, c'è una certa partecipazione, il quartiere aspetta queste cose, le vuole, e quindi noi gliele diamo con molto piacere. È stato molto faticoso perché ci sono una serie di prescrizioni che la legge impone dopo i fatti di Torino, e quindi abbiamo faticato moltissimo a mettere questo palco in piazza, a mettere gli artisti sul palco, che vengono tutti in maniera gratuita. E quindi siamo contenti che ci sia tanta partecipazione, tanta passione, e comunque che ci sia tanto affetto attorno a questo festival. Siamo con Salvatore del Vineapolis, sponsor di questa bellissima manifestazione. Cosa vuol dire sposare un progetto del genere? Vuol dire amare il proprio lavoro, amare il quartiere in cui si opera, perché dallo stesso quartiere si riceve tanto affetto. Quindi a me fa piacere ricambiare tanto affetto con una manifestazione del genere. Bagnoli è un luogo stupendo, è un luogo che deve assolutamente rinascere, è purtroppo il simbolo anche delle politiche tradite, e dobbiamo bonificare, dobbiamo fare un grande progetto, e i cittadini devono essere parte attiva, come lo dimostra stasera questo festival. Ogni tema importante per le persone è un tema che deve aggregare, l'emarginazione è un tema che va superato e deve aggregare per cercare di superarla tutti insieme. Lo sviluppo del territorio è un tema che in cui i cittadini devono partecipare per sviluppare e costruire il loro futuro, e così la musica. Una quinta edizione fortunatissima, una manifestazione bellissima, autogestita, che non ha parlato soltanto il linguaggio del jazz. Il rap nasce come forma di protesta integrata nella musica, e diciamo che io nasco, diciamo, come rapper, perché sono nato su questo quartiere, che comunque mio padre è ex operaio dell'Eternit di Bagnoli, e quindi diciamo che mi veniva spontaneo di fare delle tematiche molto sulla questione del disagio che noi viviamo sul nostro quartiere, la questione della bonifica, per l'emergenza dell'amianto, gli ex operai dell'Eternit che non sono stati risarciti dei danni morali, eccetera. Quindi una sorta di denuncia. Ma se parliamo di Max Puglia, che cosa le viene in mente? Max Puglia, da parte mia, è il polmone di questo quartiere. Io sono l'erede di Zi Riccardo, appunto il nome Zi Riccardo e le donne della Damurra, che è venuto a mancare 4 anni fa, e noi insieme agli altri del gruppo portiamo avanti questa tradizione tutti i mercoledì. Il gruppo nasce a Somma Vesuviana negli anni 60, e negli anni abbiamo cercato appunto di tramandare questa tradizione in modo originale, quindi senza contaminazioni. Senti, quanti ne siete? Perché siete un gruppo grandissimo. Il gruppo, i musicisti, tra musicisti e ballerini siamo una cinquantina di noi. Cosa vuol dire venire a suonare in questo quartiere per lei? Guardi, una grande gioia, perché per noi suonare è sempre una grande gioia, poi specialmente qua, diciamo, in questo quartiere di Bagnoli, a cui ci teniamo tanto. Poi diciamo, ringraziamo Max, perché Max è un grande, ha una grande energia, e quindi siamo molto contenti di suonare qua domani. Essere musicista oggi significa una missione, veramente siamo dei missionari, perché l'obiettivo dei musicisti è quello di portare gioia. Quindi per noi, quando suoniamo, dobbiamo essere sicuri che la gente dopo è più felice. Struttura Colori è stata media partner.